Diciamo che il mister stuzzica un po' tutti, non solo me, però già il mister penso che è già tanta la fiducia che mi dà ogni giorno, no? Ogni settimana schierandomi, quindi magari questa settimana ho giocato 10 minuti la scorsa settimana, pochissimi secondi a Bolzano, però ci stava perché avendo 3 partite in una settimana ci sta che fa un po' di turnover. È partito da Cedric. Poi quando ho visto Antonio andare sulla fascia, cioè io sono partito in ritardo pure perché quando lui ha ricevuto palla io stavo ancora dietro. Poi ho visto che il mio marcatore stringeva su Antonio e ho attaccato la profondità, infatti ho fatto quella coperta col portiere. Ma più che altro è importantissimo, no? Importante perché come ho detto prima, nelle 2 partite in casa che abbiamo fatto, penso che abbiamo dimostrato tanto e raccolto solo 2 punti. Quindi pure questa partita, magari soffrendo di più, creando meno occasioni, però l'importante era vincere. Ora non bisogna essere belli, ma concreti. Sì, l'ho letto, anzi, colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che ci stanno vicino. Dobbiamo sudare la maglia come stiamo facendo, penso, nelle ultime partite. Perché al di là magari che non siamo riusciti a fare gol, però non subiamo nemmeno 2 tiri in porta a partita. Vorrei dedicare questo gol a mio padre soprattutto perché è venuto a mancare qualche mese fa, non l'ho dedicato contro il Bassano perché non era nemmeno l'occasione giusta, quindi lo dedico ora. Sì, come hai detto tu, era una partita importante perché 3 punti avrebbero dato morale e soprattutto ci avrebbero tirato su da una posizione un po' che pesa, però era una partita decisiva e l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, con l'atteggiamento giusto e nel merito del gruppo e quindi questa vittoria ce la prendiamo tutta. Sì, diciamo che da 4 partite, 3-4 partite che sto meglio rispetto a prima, inizio gennaio. E sono contento per me, ma soprattutto per l'andamento generale della squadra, dei risultati che possiamo vedere che arrivano piano piano se, con l'impegno, con il lavoro durante la settimana. Quindi sono felice per tutto. Già sabato c'è un'altra partita ancora più importante perché è uno scontro diretto e andremo lì come sempre e ce l'andiamo a giocare. Quindi ci prepariamo questa settimana, lavoriamo. Andremo a Gubbio a cercare il risultato.